Bentornati cari amici, oggi andiamo a parlare di WhatsApp e di come fare il backup delle nostre chat e media, in modo da recuperare tutto nel caso andassimo a cambiare il nostro smartphone. Allora, siete pronti? Sigla! Iniziamo rapidi. Per prima cosa andiamo ad aprire WhatsApp e rechiamoci nelle opzioni in alto a destra. Ora entriamo nelle impostazioni. Il prossimo step sarà andare nella sezione chat e, come suggerisce il nome, in backup delle chat. Prima di eseguirlo, andando su backup su Google Drive, possiamo scegliere se farlo fare in automatico da WhatsApp, scegliendo la frequenza. Io per esempio imposterò il backup automatico mensilmente. Possiamo poi scegliere se far fare il backup solo quando siamo collegati al wifi oppure anche con la rete dati, e tramite la spunta apposita se includere anche i video nel backup. Ciò ovviamente influirà sulla quantità di dati da caricare e sul tempo di attesa. Pensa che premendo su backup crittografato end-to-end potremo aggiungere un'ulteriore protezione, andando a inserire una chiave di crittografia a 64 cifre, oppure potremo scegliere una password manuale. WhatsApp però ci ricorderà che se nel caso perdessimo la password non potremo più accedere al backup. Ora che conosciamo tutte le opzioni disponibili, siamo finalmente pronti a far partire il backup. Scegliamo allora l'account Google sulla quale effettuarlo e così partirà il trasferimento dei dati sul nostro Google Drive. Non appena l'operazione sarà completa, vedremo che la data dell'ultimo backup sarà aggiornata. Per ripristinare il file di salvataggio con le chat e i media sul nuovo telefono, dovremo prima di tutto aprire l'app e accettare le condizioni e inserire il nostro numero di telefono, lo stesso utilizzato sul vecchio smartphone. Vedrai che sarà lo stesso WhatsApp a ricordarti dell'esistenza della copia di backup, che potrai caricare premendo su Ripristina. In basso poi potrai leggere quanto occupa la copia di backup. Inizierà così l'operazione di caricamento ed una volta conclusa dovremo scegliere il nome e l'immagine di profilo e premere su Avanti. Avremo finalmente tutte le nostre chat pronte da utilizzare come sul vecchio smartphone. Ed anche per oggi è tutto. Spero di essermi meritato un like e come sempre ti aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!